sistema d'obbligo, darvi buonasera a tutti. Siamo qua a presentare, diciamo, quella che sarà la stagione prossima, per cui i ragazzi sono qui dietro, siamo già abbastanza in ritardo, quindi si devono allenare per la nostra principale. Departiamo, lascio il microfono al direttore generale Roberto Friati, che inizierà la serata. Grazie di aver atteso un po', buonasera. Allora, si riparte, come ha scritto Andrea Masini nel comunicato stampa, riprendiamo il nostro cammino dopo un'estate di riflessioni, di lavoro. Per prima cosa devo ringraziare Dev, Fili, Andrea Prato, presidente, Massimo Fufalini, per quello che hanno fatto quest'estate, perché con l'uscita del direttore sportivo ci siamo diciamo un po' divisi i compiti e abbiamo lavorato su in tanti ambiti, con dei risultati secondo noi importanti, perché siamo riusciti a inserire nuovi istruttori, nuovi allenatori, un nuovo responsabile di mini basket, un nuovo preparatore atletico che è Marco Paoli, e quindi proseguiamo in quello che è il nostro cammino. Mi fa piacere presentarvi Pasquale Lamberti, che ci aiuterà nelle relazioni esterne. È una persona che si è già dimostrata molto attiva, molto coinvolta, con cui abbiamo una grande sintonia, domanda, e che penso potranno darci, se lavoreranno duramente con lo staff, se questa loro convinzione durerà per tutto l'arco del campionato. Sono ragazzi che secondo me potranno darci delle soddisfazioni, una squadra che secondo noi, e poi magari vediamo se il coach la pensa come me, nel corso del campionato può crescere, perché sia dai giovani che dai meno giovani ci sono ancora margini importanti di miglioramento che possono mettere a disposizione sul campo. Quindi ripeto. Non andrà davanti a qui, va bene? Allora, buonasera a tutti. Allora, innanzitutto grazie. Roberto prima ha detto che la Pallacanestro Livorno è la società più importante di Livorno, ma sicuramente questo è vero. La differenza per cui noi siamo la prima società di Livorno è questo, cioè siete voi. Io mi sono messo un pochino a contare, dovremmo essere 79-80, quindi siamo 80 tifosi alla presentazione il 20 agosto, siamo tanti. La differenza che c'è fra noi e le altre società, le altre squadre, sicuramente la fate voi. La fa il pubblico che ci segue in trasferta a Montevarchi, a San Giovanni Valdarno. La differenza la fa il pubblico che ci viene tutte le domeniche a vederci. Quindi noi siamo, non voglio dire obbligati, però abbiamo dentro questo fuoco che ci deve ogni settimana spingere per fare il meglio. Per noi sicuramente, come allenatori, come atleti, come sportivi, ma sicuramente anche per il fatto che siamo seguiti. Siamo la prima città di Livorno, siamo la prima squadra della città di Livorno, perché dietro di noi abbiamo voi che siete un pubblico che ci ha sempre sorretto. Capitano, una nostra bandiera storica, Tommaso Dell'Agnello. Allora, Tommaso adesso ci fa sentire il suo grido di battaglia. Poi abbiamo tenuto i nostri due under, su cui quest'anno noi puntiamo molto. Sicuramente l'anno scorso hanno avuto sì spazio, però quest'anno avranno ancora più spazio. Se lo guadagneranno, se lo meriteranno, però sono due giocatori che per noi sono molto importanti, giocatori che hanno prospetti, secondo me potrebbero giocare in futuro anche in campionati superiori, che sono Filippo Creati, Filippo Di Sacco, che è reduce da un infortunio domestico mentre stava cucinando, comunque si è presentato al massimo della fiducia. E poi stasera abbiamo i tre nuovi acquisti, come diceva Roberto, Jacopo Stoffi e Massimo Maroncelli ci raggiungeranno la prossima settimana, dal lunedì prossimo.
ma abbiamo tre altri nuovi acquisti che noi l'abbiamo voluti con se parlo meglio, sì. Allora, dicevo, abbiamo tre nuovi acquisti, ok? Allora, uno, li ho allenati tutti e tre, ok? Li ho già allenati in passato tutti e tre, quindi conosco benissimo di loro qualità, pregi e anche difetti, ok? Che sono pochissimi, se no non avrei presi qui. Sicuramente la molla è stata il fatto che tutti e tre hanno voluto fortemente venire alla Pallacanestro di Bordo, con grande decisione, e noi siamo stati ben lieti di accoglierli a farli giocare con la maglia bianca-azzurra. Allora, partendo dalla mia destra, Luca Schiano. Giocatore all-around, di finissima intelligenza cestistica, giocatore che potrà giocare in vari ruoli. È reduce da una stagione abbastanza sfortunata, poi per gli infortuni, poi per altre ragioni. Sicuramente questa per lui sarà una stagione di riscatto. Lorenzo Fantoni. In questo momento sarà uno dei pochi giocatori che dovrà giocare dentro l'aria. Speriamo che su compagno poi passino qualche pallone, perché a vedere il resto della squadra non so quanti palloni potrà toccare rispetto all'anno scorso, ok? E poi abbiamo il Golden Boy di Ornese, ok? Matteo Bonaccorso. Matteo Bonaccorso, che ho avuto il piacere di allenare in una finale nazionale dove poi siamo arrivati fra i primi 8-12, non mi ricordo neanche. E un giocatore che sicuramente ha grande talento nelle mani, e questo può essere l'anno della sua consacrazione. Accanto a loro ci sono una rappresentanza degli under 20 e under 18, ok? Quest'estate abbiamo fatto un discorso molto importante con la società, perché vogliamo... Buonasera a tutti, scusate, siamo tutti sudati. Io mi sono trovato, come ho già detto, in grande sintonia con il Presidente, si è aperto i reati quando già da questa primavera abbiamo iniziato un po' a parlare della terra. Io posso dire che faccio parte di questa squadra, questa è la mia prima squadra, e con la massima umiltà ognuno ha il suo ruolo, ovviamente non mi permetterò di dare suggerimenti tecnici. Quello che assicuro, per quello che mi compete, è il massimo impegno perché la Pierre Livorno oggi, in questa categoria, con la riflessione del Don Bosco, è oggettivamente la squadra più importante della città. Ora ha fatto dei riferimenti a amico Davide Balleri, con Francesco Carriti, che è un altro grande tifoso importante, e anche amico. E noi bisogna ragionare da prima squadra di questa città. E ci saranno, per il lavoro che faccio io, ci saranno già nei prossimi giorni delle novità.